Ciao a tutti, ben ritrovati, subito pronti per una nuova partita. L'idea di questi video, così come dicevo in altri, è quella di trasmettere qualche nozione didattica attraverso la visione di alcune partite realmente giocate. Sto giocando a 10 minuti nella piattaforma scacchistica di Lichess e dopo D4 ho deciso di giocare a cavallo F6 e quindi il mio avversario ha giocato E3. E3 è una mossa senz'altro elastica che ancora non fa capire quali siano le reali intenzioni del bianco, perché il bianco potrebbe impostare uno schema con F4, cercando dunque di creare lo schema dello Stonewall, muro di pietra, apertura, o meglio, struttura pedonale molto solida, molto rigida, che è molto difficile da affrontare. Altri schemi, dopo questa semplice mossa, è soltanto una mossa di pedone, però nonostante ciò c'è molto da dire, un altro schema potrebbe essere alfiere D3, dunque B3 e alfiere B2, creando una coordinazione con la coppia degli alfieri che punterà il mio arrocco corto, e quindi in quel caso ci troveremo di fronte a un'apertura di nome Zukertort. Ok, contro E3 decido di giocare qualcosa di immediato, quindi una reazione immediata. Io gioco C5, vediamo un po' cosa voglia fare lui, se vorrà giocare C3 per rafforzare oppure continuare in qualche altro modo. Ok, optato per cavallo F3, potrei catturare, lui riprenderà senz'altro con il pedone E, oppure continuare il mio sviluppo. E6, in fondo il pedone C5 è difeso due volte, direttamente con l'alfiere, indirettamente con lo scacco in A5, per poi riprendersi il pedone e una volta che il mio avversario avrebbe dovuto difendere il re, anticipato il tutto, ha giocato cavallo D2 immediatamente, io continuo il mio sviluppo con cavallo C6. E adesso alla prossima mossa, perché bianco farà qualcosa, che ha giocato C3, che è la mossa più solida, è il momento di decidere che tipo di schema impostare. Uno schema potrebbe essere giocare B6, alfiere B7 e trovarmi anche io pronto ad attaccare il suo possibile arrocco corto. Un altro schema potrebbe essere D5, però a quel punto rinuncio alle possibilità di attaccare il mio avversario direttamente, e per pianificare una rottura centrale, magari con E5. Gioco D5, che è anche una linea abbastanza principale. E come dicevo, la mia idea è cercare di spingere in E5, e a tal proposito la donna in C7 potrebbe aiutare. L'alfiere in D3 è una mossa spontanea, di fatto comunque punta alla rocca avversario, e quindi è qualcosa che senz'altro è molto utile. Per sorprendere un po' il mio avversario, comunque io mi preparo a creare la mia batteria rapida contro il suo arrocco, quindi in quella direzione lì, e vediamo un po' come possa reagire. E4 immediato, ok, quella che mi aspettavo. L'alternativa poteva essere una cattura, anticipare il tutto catturando prima in C5. Ok, catturo in E4, lui prenderà di cavallo, io riprendo. Alfiere cattura, riprendo al centro, qui si va verso delle semplificazioni dove alla fine chi starà meglio non è così chiaro. Ok, pedone perro, dunque il pedone isolato. Pedone isolato in questa posizione è chiaramente dal punto di vista strategico qualcosa di molto positivo per il nero. Questo pedone è isolato, sì, è già attaccato, però è un pedone ancora molto dinamico perché il vostro avversario, o meglio, il mio avversario, in questo caso il bianco, potrebbe spingerlo e provare a rimuoverlo. La migliore strategia per giocare contro un pedone isolato è senz'altro quella di bloccarlo. E allora cavallo E7 almeno in parte riesce in questo. Tra l'altro, tornando una mossa indietro, se dovessi arroccare corto devo sempre fare attenzione al tema del sacrificio greco. Comunque la partita prosegue, cavallo E7 è la mia mossa, alfiere 3 la sua, e adesso è il momento di impostare un gioco. Al fine di evitare il sacrificio greco, che chiaramente è qualcosa di molto noioso e ovviamente rischioso da subire, gioco H6. Non so se H6 sia la mossa più forte, però comunque è una mossa molto pratica. Tal proposito, la donna è sotto attacco dalla torre, la sposto in una casa dove guadagno un tempo. Sto attaccando il pedone e questo tempo che guadagno mi permette di arroccare, che era ciò che volevo fare prima. Come vedete, adesso nel giro di poche mosse sono riuscito a bloccare la casa D5. Contro un pedone isolato la strategia tende a ripetersi, io cerco di bloccarlo fisicamente con un pezzo leggero per poi cercare di attaccarlo. Cercare di attaccarlo con calma senza appunto avere fretta. Cavallo D2, mossa furba, mi vuole prendere il mio alfiere più forte, però
perché la maggior parte dei miei pedoni, o meglio, abbiamo 6 pedoni, 3 su casa chiara, 3 su casa scura, questo potrebbe non far capire quale sia il pezzo migliore. Però, il pezzo migliore tra i due alfieri. Però questo alfiere, come vedete, è già in una posizione attiva, seppur sul lato di donna sbatta contro i pedoni del mio avversario, chiaramente è più attivo sul lato di re rispetto a questo alfiere in C8 che lì, ovviamente, non sta svolgendo alcun ruolo. Cavallo C4 è la mossa che mi aspetto, donna D8, anticipo il tutto, se cavallo C4 poi valuterò se sarà il caso di spostare l'alfiere, probabilmente sì. Cerco di mantenerlo e poi, come dicevo prima, blocco il pedone isolato, manovro un po' e se riesco cercherò di attaccarlo. Intanto 3 minuti di differenza, alfiere B1 vuole creare la batteria con tema di matto in H7 e questo forse mi permette di accelerare un po' il mio sviluppo perché potrei probabilmente giocare B5. Effettivamente penso che B5 sia una mossa possibile. In caso di donna F3 attaccando in A8 o donna D3 o alfiere 4 avrei risposto con cavallo D5. Su donna D3 che mi minaccia matto, cavallo F5 mi sembra un'ottima risposta. Chiudo la diagonale per il matto e guadagno quel tempo importante sul cavallo. Adesso questo cavallo cosa farà mai? Ok, lui cerca di giocare in modo tattico, però penso che sia una strada sbagliata per lui, perché ho pedone per C4 intermedia, attacco la donna, donna E4, ok, me l'aspetto, però quando lui cattura qui io potrei giocare su questa scoperta. Quindi alfiere D7 o alfiere A6 sono mosse che funzionano per praticità, gioco alfiere D7, per quale motivo? Perché in caso di e pedone per F5, pedone per F5 è difeso dal mio alfiere. Ok, donna per A8 non poteva farla per la tattica di cui parlavo prima, la donna non è difesa e chiaramente dopo questa tattica di scoperta 22 mosse vince il nero in modo molto convincente. Ok, purtroppo non abbandona, considera che ci possa essere qualcosa. La fortuna mi aiuta perché l'alfiere B5 incastra su questa diagonale. Attacca due torri di cui una delle due chiaramente verrà catturata la successiva. Vediamo un po' se deciderà di arrendersi oppure. Ok, ha deciso di arrendersi. Rivediamo un po' l'apertura: 24 mosse di pura teoria, o meglio, non tutta era chiaramente teoria, però molto, molto interessante. Dicevo, con questo schema il bianco è molto elastico, non fa capire cosa voglia fare. E dopo C3 chiaramente siamo rientrati in uno schema abbastanza ricorrente. Immagino che molti di voi da nero si siano ritrovati su questa posizione qui. E il bianco a volte cerca di impostare il sistema Colle, il sistema di Londra, dove le idee pressoché sono simili. Prima o poi catturo in C5, gioco E4 oppure gioco E4 direttamente. Donna C7, rocco alfiere D6, come vedete nel database sull'ICS c'è questa possibilità di consultare un database in tempo reale e in fase di analisi questa è una posizione già ottenuta, o meglio questa non proprio perché credo che E4 abbia soltanto un precedente dove il nero vinse giocando prima pedone per D4. Ok, probabilmente la differenza è che in questo caso, quando io gioco pedone per D4, lui potrebbe prendere di cavallo e quando io ricambio, prende di donna, non ci sarà il pedone isolato e quindi sarà tutta da giocare. O meglio, posizione pari, così come questa qui. Questa è una posizione che io considero assolutamente pari, la differenza la farà. L'esperienza e la capacità di uno dei due giocatori di impostare il proprio gioco. Il nero vuole bloccare il pedone, il bianco vuole cercare di creare un gioco dinamico. Ok, alfiere 3 H6 per evitare il tema di matto. Donna 5, interessante, al computer non piace perché considera che il mio re al centro possa essere un problema e allora è ben disposta a sacrificare pedoni. Sono assolutamente d'accordo con lui. A3, mossa difensiva, arrocco e a questo punto torno indietro. Mantengo l'alfiere, cavallo E5, anche questa la consideravo come mossa principale, probabilmente il momento in cui il bianco debba giustificare il suo pedone isolato sostenendo un pezzo che possa andare in E5. Non è andata così. Alfiere B1 cercando di impostare la batteria. B5 interessante, dicevo prima, in caso di alfiere 4 per minacciare matto o di donna F3. Ho detto minacciare matto? No, in realtà minacciare la torre.
e avrei risposto con un cavallo D5 chiudendo la diagonale. E in caso di donna E4 riproponendo il matto lì da lontano, ho sempre questo F5, chiude tutto e guadagna il tempo sulla donna attaccante e protagonista della coordinazione del bianco. Dopo B5, donna D3, cavallo F5 chiude tutto e G4 punto interrogativo. Dopo aver catturato, o comunque catturato in C4, ho un pezzo in più. Donna E4, unico tentativo per lui. Donna H4 mi è venuto in mente subito dopo. Donna H4 effettivamente inchioda per certi versi il pedone sulla traversa, ma cosa importante, sta coordinando i pezzi per dar matto. Su donna H4 immagino non può fare F4 perché catturo qui in uno scacco, debba tornare indietro. Questo mi dà il tempo di togliere il cavallo, salvarlo e oppure creare dei temi di sovraccarico. Alfiere B7 fantastica, attacco la donna che difende il matto. E quindi con il pezzo in più è tutto chiaramente più facile. Alfiere D7 il computer la riconosce come un errore, ma la posizione è comunque vinta. Pedone prende, e qui resto con un pedone in più, con buone ambizioni di attaccare i miei avversari. Come vedete, l'avanzata del pedone G non è stata giustificata, non è stata una grande mossa per il bianco. Ok, lui è catturato, ma chiaramente dopo alfiere per H2 la partita si conclude. Come sempre, l'invito è quello di seguire il canale, commentare, mettere qualche like e se avete delle proposte sono qui per ascoltarle. Appuntamento al prossimo video.